Il 5 luglio di 45 anni fa moriva Marilyn Monroe in un modo misterioso. Il suo mito però resiste nel tempo, come ci racconta l'uomo che gestisce l'immagine della diva. Lo ha intervistato a Los Angeles Vincenzo Mollica. Non è un paradosso, Marilyn Monroe ha guadagnato più da morta che da vivo, o meglio i suoi eredi, tra cui la figlia di Strasberg dell'Actor Studio, hanno guadagnato tutto quello che lei non era riuscita a guadagnare in vita e continuano a farlo, sfruttando la sua immagine, applicata su tutta la chincaglieria possibile e immaginabile, dai piatti alle magliette, chi ne ha più ne metta. A gestire l'immagine di Marilyn è una società di Los Angeles che solo nell'ultimo anno ha fatturato 5 milioni di euro, solo per lei. La compagnia si chiama CMC e titolare è questo signore, Mark Roessler, che ci ha detto di aver avuto l'idea 26 anni fa, mettere in piedi una società che sfruttasse per conto degli eredi l'immagine delle grandi star defunte. Il primo di cui si è occupato è stato Elvis Presley, poi James Dean, fino di recente Marlon Brando. Marilyn, secondo Mark Roessler, è la star in assoluto più richiesta. Poi c'è la pin-up vivente Betty Page e non è escluso che si debba occupare anche di Annie Cole Smith, che già in vita era stato suo cliente. Ora c'è un progetto di legge americano che cercherebbe di fermare lo sfruttamento dell'immagine di Marilyn. Difficile che questo accada. Come altrettanto difficile sarà scoprire come andarono realmente le cose la notte del 5 agosto, quando Marilyn Monroe si sarebbe suicidata. Notte che è coperta da una montagna di dubbi. L'unica cosa certa è che ancora oggi davanti alla tomba di Marilyn Monroe passano migliaia di visitatori. La sua bellezza e la sua fragilità hanno conquistato il mondo. Peccato che il finale sia stato così triste.